Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Non ho fatto tantissimo progresso perché le legioni è molto molto lento il recupero del manpower e ho subito parecchi attacchi per cui perdo manpower e recupero un po' di manpower, perdo manpower e recupero un po' di manpower. E non ho combinato molto, però ho guadagnato un po' di soldi e volevo vedere quanto costava il vino qua a Troas, perché non mi ricordo più. Però ho incontrato questi e non so se è una missione o che cosa sta succedendo qua. Finally, someone with authority. I expect you'll take care of your criminal soldiers. They have been terrorizing our people, collecting so-called taxes and beating those who refuse to pay. Lo We faremo. are simple people who respect law and order, and I know Rome stands for these ideals too. That shouldn't mean your soldiers are allowed to invent laws and steal our property. Am I wrong? Dove They have vengono? taken over these homes right here, forcing the rightful occupants to move in with their neighbors instead. Nessuno sopra la legge, me ne occuperò. That is good to hear. I knew we could count on you. Oh, wait. Legate, good to see you here. You probably don't know me, but I have served the Legion for a long time. My name is Albinus. I saw you talking to those crazy Greeks. They think they can pit us against each other. They're in for a surprise. Those greedy bastards are after these supplies. Of course not. We're not tax officials. We collected taxes for ourselves. Perks of being the conquerors. They actually think they may stand a chance against us. Non sono But d'accordo. apparently what we're doing here is illegal. Someone should tell them that we are the law now. The taxes we have collected, of course. The money is pooled together and shared based on rank and seniority. It's all fair. We're not barbarians. Direi questo. Di fare rapporto a naso e verrà punito. Punishment? For what? Fine. We will do as ordered, Legate. I just hope Naso will be fair. Avevo perso 10 di morale per questa storia qua. Thank you for dealing with the situation, Legate. About the things they have stolen, will we get everything back? Assolutamente. I knew we could trust you. You are a true Roman with an unerring sense of justice. Once again, thank you. Go inside and lock the door. Have you been to Kitsikos? Be quiet. Please, I must know if my son... You team. I don't know your son. Comunque abbiamo... Questa per ciò che è salito di livello. Abbiamo la missione qua, dov'è che è? No, quella è per andarsene. No, 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 dov'è che era? Questa vendeva il vino, Callis. Please. Hello again. Glad to see you back. How can I help you today? Ok. Siamo questi I Ovis. thought you might be tempted. A My 2000. original price still stands, of course. Very good. Va bene. Here is your bottle. Please do keep it safe. I'd grieve if such exquisite drops were spilled. E adesso? Ah, Lucullo. Va bene. Ma cos'è che voleva questo uomo? Qualcosa che non va? Parlava di sua figlia. C'erano dei soldati che c'erano con sua figlia, boh. Apartment management, chi è che è salito di livello? Un tizio a caso, vero? Questo. Il nostro support. Inspire. Ah, reset anche cooldown, bello. Molto buono. Un po' di roba inutile, grazie. Un po' di crafting. Ah, questi possiamo leggere. Leggi. Leggi. Ok.
Vintage wine. Ok, se no abbiamo qualcosa da fare adesso che abbiamo il vino. Prima 2000 sembravano tantissimo, adesso abbiamo 6000 e passa. Beh, ora non più, però comunque. Sembra una situazione decisamente decente, perché con fare le missioni a ripetizione e vendendo cibo quando c'è la possibilità, i soldi si fanno alla fine. Più che altro è qua Lucullo, vero? Sì. Hunting Ground sono resettati, ma tanto non è che ho bisogno di... però questa facciamo. Ah, vabbè. Ti ho reso troppo tardi. Quell'altra là si può fare tanto di schiavi, ne abbiamo un'infinità adesso, 133. Mi pare che ci fosse scritto. Allora. Dov'è Lucullo? Qua. Lucius Licinius Lucullus. Ciao Giulia. You did well during our meeting with Mithridates. Every time I put you on the spot, you make me proud. Mi è venuto naturale. That may very well be true, but do not let it go to your head. Confidence is good. Arrogance can be fatal. Va bene. Anyway, were you here to see me about something? Eh sì, ho trovato questa anfora di Sanguisiovis Atroas. Deve essere molto squisito. Volevo portartelo. Really? Let me see. By Jupiter, you do know your way around a wine, I must say. We really must get you back to your father's vineyard as soon as this is all over. Rome is deprived of your talent. Sarà difficile riabituarsi alla pace della vita a Roma. I know that feeling better than you might think. Every time I return from one of these campaigns, Mars still whispers to me in my soul. The best advice I can give you is to keep your friends close. Maintain that sense of brotherhood that you feel now. You have been through something together that no one else can understand. Questo è vero. This is a fine gift. When I think of a suitable way to thank you for it, I will send something to your tent in your legion's camp. Va bene. Ma possiamo... No. Dai. Move yourself. Mandiamo la legione a prendere quei... Cioè vendere gli schiavi. Così facciamo un altro po' di soldini, non un'infinità, ma pian piano. E nel frattempo torniamo qua a vedere che cosa che temi abbiamo sbloccato. A 379 denari. Vedete, ci sono di nuovo i denari. I denari. I tizi che sono in giro ad attaccare. Dov'è che vogliono attaccare stavolta? Ah, là sopra. Vabbè, facciamo che Garrison là. E andiamo lassù a vedere i nuovi temi sbloccati. Sono sbloccate le ripetibili forse. Ah, tra l'altro quel pezzetto là l'ho conquistato off camera, mi pare. Però è una pena incredibile perché adesso non abbiamo abbastanza forze per prendere le altre cose perché non abbiamo abbastanza manpower. Un po' un casino. No, eravamo venuti qua per il outpost management che abbiamo sbloccato, non delle firme, delle customization dei team. No. Cos'è team allora? Boh.
Forse la side quest. Non lo so. Il mercato cosa ci offre ora? Abbiamo qualcosa di acquistabile? No. Sì, su scarse ci sono tanti schiavi, ma noi non abbiamo bisogno di schiavi in questo momento, abbiamo più di quello che potrebbero servirci. E nulla, dobbiamo aspettare l'attacco, vedere se non perdiamo troppo manpower. Poi una cosa che non capisco è perché quando nella timeline appare il Recover Manpower, tipo qua, non segna niente qua di aggiunto. Cioè adesso sono 3, 3, 17, 2, 7, 8, 0. 3, 3, 17, 2, 7, 8, 0. Boh, quel Manpower Recover là, allora che cosa vuol dire? Cosa mi sta a significare? Non è per niente chiaro. Ma stiamo finendo un po'. No, finendo, vabbè. Però stiamo scendendo un po' di cibo. È tornato Metello. Battaglia. Allora, tra l'altro ho scoperto. Allora, andiamo su questo che ha un buon loot amount. E questo possiamo counterarlo facile con la prima. Ho scoperto che si può fare molto più in fretta. Vai. Ah no, ho fatto quello sbagliato. Vabbè, speriamo che non vada dato fuori. Che facendo proceed ti fa saltare le scrittine ed è molto più veloce. Proviamo questo. Loot range scende di un po'. Adesso non so se riusciamo ad arrivare al loot range altissimo. Ma quante volte recuperiamo i 10 di morale, dai. Esaltare. Chi è che sale di livello? Nessuno sale di livello. Però abbiamo trovato. Com'è? Solo un loot? Boh. Però si è saliti di 53 di esperienza. Questo è buonissimo. Questo è davvero buonissimo. Perché ho visto che serve dare parecchio l'esperienza, ma va in pratica in base a quello che è la differenza tra i propri morti e quelli dell'avversario. Ci sono delle altre missioni ripetibili? Ah, ci sono di nuovo tutte ripetibili. Allora, per cui facciamo che Garrison qua. E io li seguo. Li lascio. Così allora facciamo di nuovo Hunting Ground. Gli schiavi. Gli schiavi qua. Questo ho visto che fa aumentare il morale con la gente ed è una buona cosa. Andate là a vendere gli schiavi, visto che abbiamo preso gli altri schiavi. E altri ne stiamo per prendere qua. Quasi senza acqua, per cui entriamo. Questo è più o meno quello che ho fatto nell'ultima ora circa. Cercando di recuperare un po' di manpower. Ma è che sale davvero, 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 davvero lento il manpower. Non si capisce esattamente come. Dovrò chiedere sul Discord probabilmente. Ah, di nuovo acqua, buono. Leave.
Allora, po. Io adesso l'osservatorio ci mostra qualcosa. Ah, del tesoro l'ha trovato, sì, qua. Allora, gli schiavi là li abbiamo presi. E prendono anche il cibo, già che ci siamo, poi ci occupiamo sopra della... delle medicine. Eccoli, sono di nuovo... Ah, c'è un leale, dai, mandiamo un leale. Dov'è che vogliono attaccarci più che altro? Ah, qua dove siamo, per cui non possiamo spostarci da là. Va bene. Ci vuole ancora un attimo perché... Quelli spawnino, no? Comunque, vedete, è messo proprio male il... Va bene, sempre lo stesso evento. Ci dà 5 razioni. Ok, spawnano, per cui non ha senso rimandarli su. Ma sono solo 3300. Boh. È molto poco chiaro come funziona questo discorso qua del manpower, perché il fatto è che dovremmo prendere questa città, ma abbiamo una parte troppo debole. Un Doro 1. I tizi sono là. Facciamo con lui che ci dà più loot, teoricamente. Andrei con questo. Ma dato quanti stiamo perdendo? Forse meglio questo, far salire un po' la difesa. Rischi i centurioni 15%? No, magari no. Questa ci può stare. Poi però... Ok, almeno si è rotta. Però il problema è che abbiamo perso tantissimo manpower. Mi guadagnato esperienza, ma a che prezzo? Adesso siamo quanto? 3100. Entriamo, niente, io la chiuderei qua ragazzi col video perché più che altro non so cosa fare. Mi sento bloccato, penso che sto sbagliando qualcosa perché non riusciamo più a raggiungere i 4000 passa che eravamo un tempo che ci avrebbero permesso di prendere le altre zone della mappa. Per cui mi sembra un po' inutile provare, riprovare. Allora, acqua l'abbiamo ripresa, vediamo se c'è qualcosa di interessante al mercato e poi addio. Allora, denari sono scarsi, ma ci sono tanti schiavi. Potremmo prendere un po' di schiavi. Quanto vanno? 100 l'uno. Ma è che in realtà non ne ho bisogno. L'unica cosa che ha senso poter mettere da parte, secondo me, in questo periodo sono i denari. Potrei dare via magari delle razioni, 12 per uno schiavo. 180 razioni, ci facciamo 15 schiavi, ma alla grande. Ma assolutamente. Sì. 180 razioni sono niente, bisogna per 1500.
Allora, usciamo e vi saluto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.